Sono a rischio decine di posti di lavoro dei dipendenti di Piandellago. Su circa 100 lavoratori, quasi il 50% rischia di non avere prospettiva. Palpabile la tensione emotiva di chi era presente al sit-in che oggi, dalle 9.30 del mattino, si è tenuto di fronte alla prefettura. Toccante la scelta di iniziare lo sciopero della fame di uno dei lavoratori del centro. Io sono l'operatore socioassistenziale Gaetano Crisafi. Da oggi comincia lo sciopero della fame, che cesserà dal momento in cui tutte le istituzioni daranno una risposta concreta e positiva. Se così non sarà, continuerò lo sciopero recandomi a Roma al Viminale. Sono il più anziano o uno degli anziani del centro. Ho una storia lunga da raccontare. Umanamente parlando da lavoratore, mi sento non più lavoratore. Mi hanno tolto tutta la dignità da lavoratore. Il taglio netto degli operatori CARA e CPR quanto preoccupa i manifestanti? Oltre naturalmente a questa riduzione di ore drastiche, ma proprio per quanto riguarda la figura dello psicologo, per quanto riguarda appunto il CARA, il centro di accoglienza per richiedenti asilo, la figura dello psicologo è stato completamente eliminato. Dopo quanti anni? Dopo 13 anni di lavoro. Ma non è solo questo, la cosa che più ci avvilisce è il fatto di negare quello che è un diritto sacrosanto, un diritto principale, che è il diritto alla salute di ogni cittadino, al di là che possa essere italiano, straniero, di culture diverse, al di là di da dove proviene, quello che viene negato ad oggi è il diritto alla cura, alla diagnosi, all'assistenza. E questo è il primo step di una lunga protesta che non si fermerà fino a quando non avremo finalmente delle delucidazioni sul nostro futuro. E io vorrei partire con il cambio d'appalto. Noi purtroppo siamo martoriati perché ogni cambio d'appalto ci viene tolto tutto, dove hanno dimezzato gli operatori e non capiamo come debbono fare a gestire un centro, perché gli operatori sono il cuore di Piandellago, perché senza operatori poi le visite ispettive e quant'altro non credo che troveranno tutto in ordine, perché con gli operatori non si può gestire un CARA, mentre sul CPR i numeri sono uguali. La nuova ditta appaltante e la nuova ditta che si è insediato, si deve insediare, e vuole non solo dimezzare gli operatori come nelle linee guida, ma vuole dimezzare anche i contatti, perché ci ha già dato un prospettino che da 36-38 ore ce li vuole portare dal loro prospettino a 18 ore. Ma il vero dramma è che noi, nonostante abbiamo fatto già un incontro col prefetto e lo ringraziamo e la ringraziamo di averci ascoltato, gli abbiamo detto che la nostra situazione non è salvare i posti di lavoro, perché questo è il male dell'Italia, è salvare i contratti, perché con salvare i posti di lavoro a poche ore non si può vivere.